voi tutti, ripeto i miei più colorosi saluti. E dire, ogni uomo dovrebbe essere fiero della propria appartenenza ad un gruppo etnico assurto alla dignità di popolo. E ogni popolo con altrettanta fierezza dovrebbe salvaguardare la propria identità culturale, affinché di essa alle generazioni venture rimanga indelebile orma nelle tradizioni, nei manufatti, nella poesia, nella musica e nel canto. Quando io scrissi questa prefazione nel mio libro di poesia Invernacolo, L'Aspromonte Invernacolo, avevo ben chiaro il monito che in modo indiretto ci dava Umberto Zanotti Bianchi nel libro Tra la perduta gente, di ben conservare nella memoria il nostro passato e la nostra storia. Tutto ciò che non è stato affidato esclusivamente alla vita dello spirito e non è entrato nel profondo delle esperienze umane, qui perisce nel silenzio e nell'oblio. Uccello spalancavo i caterratti, la terra era pronta ai migliutti, tutta l'acqua che dopo gli secatti fece sbalasci, portavo tante lutti, non si mette lustro per una semana, nulla sapia se era notte o mattina, non rimane uno spango in terra chiana, a ciumara calava cina cina. La montagna si sciaccava di botta, arbore e petri rumbularo sotto. Intra le case mura di ricotta, non rimane una canistra rotta. Ma poi una lama, luce di cutello, sperciavo un'involata e da bollura scorciavo come pelli di nagnello, lasciato entrare. E passata da paura, fu stramandato pello con remoto e rasso, tutto quanto parentato, sogno svellato. Sono un africoto, le nostalgie hanno zingaro malato, bella marina, riggio, un lazzaretto, mi soccorrivo, se leo benedetto, non trovava vento un dannudo letto, ciumare a muro, parmo, scuro fitto, ed assai terra boschi senza fine. Inviate morti e un'europani, i vegni svernono da queste marini, come migranti a mezza gente strana. Rinchiuso come fosse un montone, da uno stazio, 3 metri di confine, fiaccai la galera o portone, roppio cippo e tutte le catene, sogni africoti, lupo di montagna, lo corro d'oro d'oro come un piglia, spenoso sì, come un ruzzo di castagna mi difendo da gente maligna, sogni africoti, o benedetta razza, e nulla mai tarato da capizza, lavoratori con le forti braccia capaci, la più tenera carizza, i miei figli, i minori, i miei nipoti, tutti ingegneri, medici, avvocati, giovani e tetto di larghi veduti, ancora andando i miei connotati, che senza pupita c'era mezzo e muti, non scancellamo i vecchi pedati, tutti l'arbore di frutti e d'inciuti, danno lunghi e profondi derricati, con gli occhi chiusi, recumo pensieri come l'erba nuvoi quando meriglia, vecchie conte di fate e cavalieri, e come ferociamente ferriglia, e torno a fare cucciare di legno, pezzaccanito ed ombro, vaio e vegno, da 51, d'assai nusigno, che de montagne, sonno lume e regno. Grazie. Grazie a Gianni, no, vengo accanto a te, a Gianni Favasoli, e buonasera a tutti. Non abbiamo iniziato a caso con una poesia di Gianni Favasoli, perché era il modo migliore secondo noi di iniziare per rendere omaggio alla terra che questa sera ci ospita. Questa sera siamo ad Africo per ricordare la figura di Umberto Zanotti Bianco, e siamo ad Africo grazie all'intuizione dell'associazione Bova Life, che ha inteso di comune accordo con l'amministrazione comunale di Africo tributare un omaggio alla figura di Umberto Zanotti Bianco, una figura di filantropo, di uomo di cultura che ha speso la sua vita per il rilancio del Sud Italia
e che ad Africo ha lasciato un segno tangibile e importante. Questa sera lo ricorderemo con i professori Pasquale Amato e col professore Daniele, e attraverso la loro relazione, attraverso i loro contributi. Quindi grazie a voi per essere presenti e grazie perché avete sfidato un caldo opprimente, ma soprattutto grazie a chi ha avuto l'idea di rendere una programmazione culturale itinerante sul territorio, quindi una programmazione che partendo da Bova coinvolgesse il territorio non solo dell'area grecanica ma anche parte della Locride, unita all'area grecanica da un filo ideale che ci lega attraverso la montagna. Beh, ora io passerei la parola per i saluti introduttivi al sindaco di Africo. Grazie. Buonasera. Io volevo intanto ringraziare Gianfranco, l'onorevole Zavettieri e il presidente dell'associazione Bova Life, Saverio Micheletti, per averci dato questa possibilità oggi di parlare di una figura che, come ha detto Gianfranco, per Africa è stata fondamentale, importantissima negli anni 20. Volevo ringraziare anche il professore Pasquale Amato, il professore Vittorio Daniele e il nostro concittadino Giovanni Favasulo, da sempre presente e attento per la comunità di Africa, portandola fuori e facendo conoscere anche fuori le nostre tradizioni e la nostra cultura. Io adesso passerei la parola subito al professore Pasquale Amato, così inizieremo a conoscere. Grazie sindaco, io prima di entrare nel vivo del tema della serata e quindi prima di passare alle relazioni, vorrei chiedere al presidente dell'associazione Bova Life, a Saverio Micheletta, se vuole. No, va bene. Era doveroso un ringraziamento a lui, ecco, e chiedere un suo intervento. Benissimo, ora iniziamo con la relazione del professor Pasquale Amato. Professore. Buonasera. Essere ad Africo per parlare di Zanotti Bianco mi ha fatto ricordare il mio impatto con questo personaggio. Ero studente universitario e frequentavo la libreria Casa del Libro nel corso Garibaldi di Reggio e gli impiegati della libreria sapevano, appena entravo, che ero interessato soprattutto ai libri Remenders, quelli al 50%. Da buon studente andavo a cercare sempre lì e quella sera sono entrato nella libreria e subito mi hanno detto: sotto ci sono dei libri che sono appena arrivati, sempre nel settore del 50%. Dice: può dargli un'occhiata se gli interessa qualcuno. Prima venni colpito da un libro che non immaginavo mai avrebbe dato una svolta alla mia attività di storico, perché già pensavo di fare lo storico e avevo dentro di me questa grande passione. Il libro era un libro di Freud che era sul caso Wilson, sul caso cioè del presidente americano Wilson, quello dei 14 punti della Società delle Nazioni. Non sapevo assolutamente di questo risvolto della sua vita che aveva fortemente influenzato tutte le sue azioni. Subito dopo venne attratto da un libro, più che altro per il titolo, Tra la perduta gente. Subito l'ho preso e ho cercato di leggere quello che c'era nella quarta di copertina e mi sono da una parte fortemente incuriosito e dall'altra parte arrabbiato. Perché?
in tutto il periodo del liceo e universitario non avevo mai saputo dell'esistenza di questo personaggio con questo doppio cognome che si chiamava Umberto Zanotti Bianco. Nessun docente me ne aveva parlato, nessuno aveva fatto cenno a questo straordinario personaggio che poi scoprì attraverso la lettura di quel libro, che raccontava anche altri episodi, non soltanto quello che dava il titolo all'intero volume, che era appunto Tra la perduta gente, il titolo dell'inchiesta che Zanotti Bianco aveva condotto ad Africa nel 1928. E attraverso quella scoperta mi resi conto che c'era un grande vuoto nell'insegnamento delle nostre scuole e delle nostre università. C'era un vuoto che ancora oggi si sta pagando, quello di non fare studiare tutte quelle persone e di non fare rivivere tutte quelle esperienze che hanno avuto un impatto così importante nella storia nostra e dell'intero Meridione. Mano a mano che andai avanti nella scoperta del personaggio, mi resi conto della sua dimensione, di una dimensione inaspettata, che avrebbe meritato senz'altro una maggiore attenzione. E cominciai così a capire perché questo personaggio non era ricordato per come meritava. Aveva avuto nella sua vita una serie di esperienze infinite in più campi. Era stato vicino a tutti coloro che soffrivano in qualunque parte, non solo del sud ma dell'Europa. Era stato il primo ad accorrere in tutte le situazioni più disperate. Aveva consumato totalmente tutte le sue disponibilità economiche di famiglia, a tal punto che ricordavo prima al nostro presidente Saverio Micheletta che addirittura a un certo punto i suoi familiari chiesero una riunione chiarificatrice, visto che si erano accorti che lui stava consumando molto il patrimonio di famiglia, era una famiglia nobile piemontese, lo invitarono a riunirsi con loro per dividere i beni, in maniera tale che se si voleva rovinare lui, si rovinava solo lui e non trascinava l'intera famiglia nella rovina. Cosa che regolarmente avvenne, avevano capito bene che lui sarebbe andato alla rovina. Un personaggio quindi totalmente disinteressato, totalmente libero, e restio a far parte di gruppi, a far parte di partiti. Non si era mai iscritto a un partito, però diceva e ricordava sempre che non iscriversi a un partito non significa non prendere parte, perché qualsiasi cittadino, quando vive nella società, prende posizione su tutta una serie di aspetti e quindi prende posizioni non partitiche ma politiche. Su questo era molto chiaro e anche coerente, perché proprio l'inchiesta di Africa segnò un passaggio fondamentale nella sua vita, il passaggio fondamentale da libero cittadino a sorvegliato speciale del regime. Venne accusato di avere mandato il pane nero di Africa in giro per l'Europa, mentre lui lo aveva mandato con un motivo preciso, che era quello
di far sapere all'Europa le difficoltà, il dramma in cui viveva la popolazione di Africa e per raccogliere i fondi per costruire un ambulatorio e due asili infantili. Cosa che venne fatta dopo sei mesi, con una popolazione che fu coinvolta totalmente in tutte le fasi anche di ricostruzione di questi asili e di questo ambulatorio, tant'è vero che ci sono foto dello stesso Zanotti con le donne di Africa che portavano i mobili per la scuola, i mobili per gli asili sopra la testa nel lungo tragitto a piedi che dovevano fare da Bova ad Africa. Quindi questa era stata un'iniziativa che aveva avuto una precisa un preciso obiettivo e faceva parte della filosofia di Zanotti. Qual era questa filosofia? Quella su cui improntò tutta la sua azione per tutta la vita. Zanotti individuava un problema o accettava la segnalazione di qualcuno che glielo segnalava. Faceva una proposta alle autorità, agli enti interessati. Se la proposta non veniva accolta, se la proposta non trovava una, non si fermava. Si inventava un'iniziativa da privato, chiedeva a tutti coloro a cui poteva chiedere un appoggio, un aiuto, per realizzare ugualmente, magari in piccolo, magari in forma più limitata, quello che aveva proposto all'autorità pubblica. Quindi non si fermava di fronte a nulla e questo fatto che lui era riuscito a risolvere un problema atavico che era collegato con l'abbandono di Africa da secoli non era piaciuto al regime. Era stato interpretato come un'offesa. Qualcuno a Roma disse a quelli della sua associazione, dell'Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno: voi dovete togliere di mezzo questo personaggio perché il Duce il problema del Mezzogiorno l'ha risolto e quindi non c'è bisogno che ci sia qualcuno che fa propaganda negativa per il paese e ci fa fare magre figure all'estero. E fu fatto il provvedimento di sorveglianza speciale per cui Zanotti dal 1928, sei mesi dopo Africa e dopo aver realizzato i due asili e l'ambulatorio, venne sottoposto al regime di sorveglianza speciale, che significava che era giorno e notte seguito da due agenti in borghese che lo seguivano in tutte le sue azioni e in tutti i suoi movimenti. E poi ogni giorno riferivano, facevano rapporto sulle persone che aveva incontrato, sulle cose che aveva fatto, eccetera. In questo provvedimento venne aggiunto un particolare molto importante. C'era un divieto, il divieto di mettere piede in Calabria, perché la Calabria era la regione nella quale lui più aveva agito. Era la regione in cui lui aveva trovato tanti interlocutori, di qualcuno di essi parleremo il 25, il medico bovese Pietro Timpano, che fu fra i più importanti suoi collaboratori, e purtroppo tutti questi collaboratori che lui aveva trovato erano persone che con quel regime non erano molto in sintonia e quindi era pericoloso lasciarlo muovere in Calabria, quindi era meglio tenerlo d'occhio e costringerlo a non venire più nella regione dove aveva più operato e dove aveva ancora tanti amici e tante persone che avevano collaborato con lui. Passo subito al secondo elemento che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Come sceglieva i collaboratori? E come si atteggiava nei confronti delle problematiche che affrontava. Intanto
non era presente in lui nessun spirito di carattere coloniale. Lui non faceva calare dall'alto niente. Agiva e faceva iniziative laddove, in loco, nella realtà territoriale in cui doveva operare, trovava persone altamente competenti e convinte di dover portare avanti quell'iniziativa. Quindi le sue scelte erano al tempo stesso di qualità e di appartenenza al territorio. Laddove non c'erano queste due condizioni, non interveniva. Perché non c'erano le condizioni per l'intervento, quella parte di intervento che era quella finale di cui parlavo prima. E questo è un elemento di fondamentale importanza e lo voglio ancora sottolineare. Qualunque iniziativa di Zanotti fu caratterizzata dal fatto che si affiancò una persona di grande competenza in quel determinato settore e riuscì bene proprio per questo motivo. Voglio fare anche riferimento alla famosa inchiesta su Africa. Lui, quando decise di fare questa inchiesta su Africa, non partì solo. Chiese a un giovane laureato di Portici, che aveva conosciuto qualche mese prima Manlio Rossi Doria, di accompagnarlo per studiare tutti i sistemi di coltivazione, tutti i sistemi della pastorizia, tutto il mondo che ruotava attorno ad Africa. Perché lui sentiva sempre il bisogno, in ogni settore in cui interveniva, che ci fosse qualcuno che era esperto di quel campo. Infatti in quella tenda alle porte di Africa si accampò con Manlio Rossi Doria. Quando il farmacista Sculli di Ferruzzano gli pose il problema che c'era una grande mortalità a Ferruzzano dovuta alla malaria e gli chiese di intervenire per risolvere questo problema, non partì come partono spesso oggi alla Garibaldina, così come capitava, dicendo quattro chiacchiere e cercando di ubriacare la gente. Si mise in contatto con uno dei maggiori malariologi italiani, che era il dottore Genovese di Caulonia. Chiese al dottore Genovese di andare assieme a lui a fare le verifiche sulle cause della malaria così forte e così diffusa a Ferruzzano. Antonio Genovese individuò le ragioni, propose le soluzioni, Zanotti si prese il primo rapporto negativo sulle sue intrusioni in cose che non doveva mischiarsi, perché di fronte alla non risposta della prefettura sull'eliminazione dei due laghetti che si erano costituiti dopo il terremoto del 1906, che erano la ragione principale, secondo Genovese, di quella forte mortalità per malaria, per prosciugare quei due laghetti artificiali, laghetti naturali che si erano creati, con la collaborazione del farmacista Sculli e di altri, cercò delle imprese che si offrirono volontariamente, gratuitamente, per fare quell'impresa. E questo lo pose già in cattiva luce. Diciamo che fu un atto che anticipò quello che poi sarebbe successo su Africa nel 28. Cioè già era negativo che un personaggio del genere intanto avesse rapporti con gente che non erano favorevoli al governo. Questo, chiedo scusa, in che anno abbiamo detto? 1924. 24. Ma addirittura che si permetteva di sostituirsi allo Stato per fare delle cose da volontario e da privato, mentre avrebbe dovuto farlo l'autorità pubblica. Sempre secondo quel metodo che dicevo all'inizio, non si fermava alla proposta, cercava di attuarla per quanto poteva. E questo fu il metodo che portò avanti anche nel campo dell'archeologia, cui fino al 1928 lui aveva dedicato attenzione attraverso la figura di un altro grande
uomo del nord che si è innamorato di noi, un certo Paolo Orsi, il quale ebbe, no, io stesso l'ho chiuso, il quale lo incontrò sulla nave traghetto fra Messina e Reggio, perché entrambi tornavano dalla Sicilia. Paolo Orsi tornava da Siracusa, dove aveva sede la sovrintendenza archeologica della Sicilia, e rientrava alla sede della sovrintendenza archeologica della Calabria di Reggio, e lui invece stava tornando da alcuni asili che aveva impiantato a Messina. Si conoscevano per nome, non si erano mai incontrati. Orsi però sapeva già che lui era capace di risolvere tutte le questioni più incredibili, e gli pose il problema della cattolica di Stilo. Gli disse: io ho un progetto per recuperare la cattolica di Stilo e restaurarla. Ho fatto la richiesta al ministero e non mi hanno neanche risposto. Mi hanno detto che lei riesce a risolvere problemi irrisolvibili. E quindi colgo l'occasione, visto che ci siamo incontrati, di porle questo problema. E lui gli rispose subito di quanto ha bisogno per fare questa operazione, perché doveva cacciare il pastore che aveva messo lì le pecore e le vacche, doveva risistemare tutto quanto perché avevano messo delle botte di calce sulle pareti della cattolica. Insomma, c'erano delle spese da fare essenziali, gli disse lui 3.000 lire. Bene, io nei prossimi giorni salgo a Roma, quando scendo la vengo a trovare e le dico come ho risolto il problema. Tornò da Roma dopo un mese e tornò con una busta dove c'erano 3.000 lire che era riuscito a farsi dare dalla regina madre Margherita. Era andato, gli aveva posto il problema, gli aveva parlato di quest'unica cattolica che esisteva in tutto il Mezzogiorno, di questa piccola chiesa così particolare, di bizantina, e cioè, quindi era riuscito con il suo modo di fare e di agire a convincere la regina madre di fare una donazione speciale. E così partì il restauro della cattolica di Stilo. Penso che oggi questo forse non se lo ricordano neanche a Stilo, forse sarebbe il caso di ricordarlo. Quindi sto facendo una serie di esempi pratici che danno l'idea del personaggio. Pensate che si fermò soltanto alla cattolica di Stilo? No, perché da quel momento cominciò un forte rapporto di collaborazione con Paolo Orsi. E Paolo Orsi si lamentava continuamente del fatto che tutte le richieste per scavi archeologici fatte al governo nazionale dai vari sovrintendenti del sud non venivano accolte, che c'era una trascuratezza totale, nessuno si preoccupava di questi aspetti. E pose il problema di nuovo a Zanotti. Nacque la Società Magna Grecia nell'anno 1920, proprio per opera di Zanotti e Paolo Orsi. Però Paolo Orsi coordinava la parte scientifica, la parte archeologica, era in rapporto con gli altri sovrintendenti per organizzare gli scavi, e Zanotti si prese sulle sue spalle l'incarico più difficile, quello di procurare i finanziamenti privati che non dava lo Stato italiano. E andò spesso in diverse città, in Italia e all'estero, e c'è una testimonianza bellissima di una sua amica di Milano. Dice: quando veniva a Milano organizzava delle riunioni in cui si metteva a cantare le canzoni in dialetto calabrese per convincere queste persone che partecipavano alla riunione di fare donazioni per gli scavi archeologici. Insomma, quest'uomo è stato colui che ha procurato i finanziamenti di tutti gli scavi archeologici dal 1920 agli anni 50. E nel 1951, prima di essere nominato senatore a vita da una persona che lo stimava moltissimo, che lo conosceva da ragazzo, che si chiamava Luigi Einaudi, prima di essere
nominato senatore a vita, dovevano fargli la colletta per partire da Reggio e rientrare a Roma, i suoi amici, perché non aveva una lira e procurava migliaia e migliaia di lire per gli scavi archeologici. Non si è tenuto mai niente, è rimasto sempre una persona pulitissima. Questo è un elemento che ci deve fare veramente riflettere, perché questo personaggio è uno, secondo me, di quelli che hanno meritato più di tanti altri di essere nominato senatore a vita. È difficile trovare personaggi così. Fortunatamente Einaudi era una persona molto attenta e sensibile, aveva conosciuto lui da sempre e quindi si rese conto benissimo che quel riconoscimento era più che meritato. Continuando, mentre era impegnato a cercare i finanziamenti, ebbe quel famoso provvedimento di sorvegliato speciale. Cosa decise di fare? Di fare lui personalmente, anche lui l'archeologo. Andò a trovare in Sicilia, dove poteva andare, in Calabria non poteva andare, in Sicilia a Paolo Orsi, e si offrì di fargli da allievo e da collaboratore per gli scavi archeologici nella località di Sant'Angelo Muxaro. E imparò talmente bene l'arte dell'archeologo da quello che è stato il massimo archeologo italiano del Novecento, che nel 1932 sfuggì per 20 giorni ai suoi angeli custodi e andò a Sibari, e in 20 giorni, usando i metodi di Paolo Orsi, individuò il sito antico di Sibari. Lo fece scavare. Quando uscì sui giornali la notizia, naturalmente il governo seppe dove si era andato a ficcare, mandarono subito i suoi angeli a riprenderselo, perché in Calabria poté stare solo 20 giorni, ma in quei 20 giorni ha scoperto il sito antico di Sibari. Subito dopo si è spostato sempre nel sud. Dopo 2 anni, nel 1934, con un'altra grande archeologa campana, Paola Zancani Montuoro, e con questa archeologa ha tirato fuori i tesori del tempietto di Eraion sul Sele, quello che ha dato origine al museo di Pestum, con queste bellissime immagini che hanno tratto dall'acqua del fiume Sele, dove erano sprofondati con tutto il loro tempio. E questa fu una scoperta che gli diede talmente fece talmente scalpore che non potevano sopportare che un sorvegliato speciale facesse anche una cosa del genere. E allora la sorveglianza speciale fu tramutata in confino, e il confino fu fatto a Pestum. Lui dice, vabbè, è andato lì a fare le ricerche, ora lo costringiamo a stare lì. Lo costringiamo a restare a Pestum confinato. E restò confinato fino al 1943. Nel 1944 riuscì a rientrare, naturalmente da Pestum rientrò a Roma, e c'era un problema a Roma. C'era la Croce Rossa italiana distrutta, totalmente distrutta. C'erano 2 ambulanze soltanto in tutto il territorio di quello che chiamavano il Regno del Sud, il Regno di Brindisi. Il resto del territorio era sotto i tedeschi, quindi si doveva trovare qualcuno che da zero si inventasse di nuovo la presenza della Croce Rossa. E pensarono che il personaggio più adatto, visti i suoi precedenti, poteva essere lui. E venne nominato presidente della Croce Rossa italiana. Presidente del nulla, perché non c'era nulla, era tutto distrutto. Ha cominciato a chiedere aiuti alla Croce Rossa svizzera, alla Croce Rossa americana, alla Croce Rossa inglese. Ha fatto il giro del mondo, perché ricordiamoci che era figlio di un italiano e di un inglese, quindi era bilingue. Parlava correntemente inglese e francese, inglese e anche il francese,
e anche un po' di greco, perché poi in Grecia c'era stato tante volte, anche in fasi successive. Quindi il personaggio era un personaggio che aveva tutti questi rapporti internazionali, che riuscì a risistemare così bene la Croce Rossa che nel 49, subito dopo le elezioni del 18 aprile, fu protagonista di uno scontro, di un braccio di ferro col presidente De Gasperi, fino a presentare le dimissioni. Cioè resistette all'infinito, più che potere, al tentativo di tutti i politici che erano stati trombati nelle elezioni di dare l'assalto alle presidenze provinciali e provinciali delle Croci Rosse, perché lui le aveva sistemate, rilanciate così bene che la Croce Rossa era diventata un luogo dove si potevano pure creare consensi. Siccome lui la pensava secondo il suo spirito anglofono, cioè che la sanità deve essere autonoma da qualsiasi influenza politica, a quel punto lui disse no a tutte le richieste che gli venivano dal governo di inserire Tizio, di inserire l'onorevole Caio, di inserire il trombato Sempronio. A quel punto, non potendo più resistere, preferì dimettersi. Con una lettera, che fu una lettera denuncia, ma che venne pubblicata soltanto da un piccolo giornale e fu ignorata da tutti i giornali nazionali, perché era una lettera in cui attaccava il Presidente del Consiglio nel momento del suo massimo potere, nel 49, dopo la vittoria elettorale del 48. Quindi non si preoccupava di nulla che fosse il suo personale, ma sempre era pronto ad intervenire in ogni situazione. Non allargo il discorso a tanti altri casi, come per esempio il villaggio che organizzò per i profughi armeni vicino Bari, come il treno bianco di Zanotti che andò sul bacino del Volga, dove c'era, in seguito alla guerra civile tra l'esercito dell'Armata Rossa e l'Armata Bianca, e si era creata una situazione di grande carestia e stavano morendo centinaia di bambini. Lui organizzò un treno di soccorso con degli ospedali mobili, e lo stesso Salvemini, grande suo amico di sempre, gli scrisse dicendo: non andare, tu sei già ridotto male, tu hai già una salute cagionevole. Se, non voglio prendere troppo tempo perché potrei parlare anche della sua salute. Lui soffriva di tisi da quando era giovanissimo, aveva dei grossissimi problemi e poi aveva subito una ferita al bacino per l'esplosione della sua pistola in uno degli attacchi dell'Isonzo della Prima Guerra Mondiale. Era il classico caso di una persona, sapete quando si dice ma quello è diventato cattivo perché ha avuto esperienze negative nella vita? Non è così. Zanotti Bianco dimostra il contrario, è diventato più buono, non più cattivo. Quindi dipende dalla natura di ciascuno di noi, quello che uno è nella sua natura, e non il fatto che non tutti reagiscono anche alle sfortune in maniera diversa, in maniera uguale, cioè agiscono in maniera diversa. Quella ferita comportò 6 operazioni in 6 mesi, gli spappolò tutto il bacino. Lui, la prima cosa che fece appena uscì dall'ospedale è di tornare nel mio mezzogiorno che non vedo da tanto tempo. E quando tornò dalla Russia, ebbe un attacco a Reggio di sangue che fu portato d'urgenza in un tubercolosario in provincia di Sondrio, dove rimase 11 mesi. In quegli 11 mesi si studiò tutta l'esperienza fatta dall'Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno e tutti i cambiamenti che si potevano attuare. E quindi nel 21, quando alla fine del 1921 lui tornò giù, tornò già con un programma che era un programma di largo respiro e che era un programma che avrebbe ancora più dato un contributo fondamentale all'attività dell'associazione.
ero arrivato al 51, ero arrivato all'alluvione, quella ricordata con le sue, con i suoi stupendi, bellissimi versi dal nostro Favasur. Anche lì, ormai per Zanotti, Africo era uno dei suoi luoghi del cuore. Non ci pensò due volte a scendere e si impegnò in prima persona per tutti gli aiuti e l'assistenza possibili. Si impegnò per l'assistenza ai profughi, si impegnò in tutta una serie di azioni. Ebbe anche, bisogna ricordarlo perché sarebbe come nascondere una verità, un grosso scontro con Don Stilo sulla ricostruzione di Africa, perché lui si affidò a un geologo che gli disse che in una contrada, sempre nel territorio del comune in montagna, si poteva ricostruire il paese, e sostenne questa tesi, mentre Don Stilo sostenne la tesi della discesa al mare, quella che poi si è attuata. Però questo non tolse a lui l'impegno e lo sguardo sempre amorevole nei confronti della popolazione di Africa. Questa discussione, questa non comunanza di vedute con Don Stilo non toccò minimamente quello che era il suo sentimento nei confronti di Africa, a cui si dedicò anche da senatore a vita, proponendo tutta una serie di provvedimenti e di interventi a livello governativo e a livello parlamentare, e restò vicino alla popolazione di Africa fino alla fine, come venne fino alla fine a Reggio, come andò fino alla fine nell'altro suo luogo del cuore che era la colonia di Mannoli a Santo Stefano. E quindi i suoi punti di riferimento restarono gli stessi fino alla fine, nonostante fosse senatore a vita, e non fece come tanti che appena hanno un titolo del genere si gonfiano e poi non hanno più rapporti con la propria realtà, specialmente negli ultimi anni in cui sono nominati e neanche eletti. Lo dobbiamo dire che i deputati e i senatori delle ultime legislature noi non li abbiamo eletti, li abbiamo avuti imposti in liste bloccate in cui noi cittadini non abbiamo fatto nessuna scelta se non quello di votare le liste. Ma non, questo discorso è un discorso importante, è un aspetto importantissimo, perché con questo sistema si sono deresponsabilizzati totalmente tutti i nominati. I nominati sanno che non devono conquistarsi l'appoggio della popolazione, che non devono conquistarsi l'appoggio dei loro elettori, ma devono soprattutto essere in linea con chi comanda in quel momento nel partito che li candida. Se sono in linea con chi comanda, possono essere messi nella famosa lista bloccata, se no sono fuori. Ecco perché poi non rispondono neanche a quello che invece facevano quei rappresentanti di prima, perché non hanno questa esigenza. Non c'è posto in Calabria, possono essere eletti in Piemonte. Non c'è posto in Sicilia, possono essere eletti in Friuli. Non c'è posto in Toscana, come la signora Bindi, può essere eletta in Calabria. Dico, il problema non conta, cioè non esiste più questo problema. C'è mi pare, un onorevole siciliano che i siciliani non hanno voluto ed è stato eletto da noi, cioè eletto. Diciamo che ce l'hanno nominato qui. E quindi è una storia che si ripete con tutti i partiti, non è che c'è qualcuno che ne è fuori. Il discorso di Zanotti era totalmente e completamente diverso. Anche da senatore a vita, lui continuò la sua azione fondando Italia Nostra nel 1956 e facendo un'ultima battaglia di cui tutti parlano ma non dicono nessuno chi è che l'ha guidata quella battaglia. Qualcuno di voi se lo ricorderà, se no lo ricordo a chi non lo sa o chi non l'ha mai sentito dire.
il salvataggio dei famosi templi di Abu Simbel in Egitto, quando fu costruita la diga di Aswan. Gli archeologi lanciarono questa voce in tutto il mondo che la diga di Aswan, quando si sarebbe riempita, avrebbe completamente coperto i templi di Abu Simbel. Zanotti prese l'iniziativa di creare un comitato internazionale cui aderirono persone da tutto il mondo per proporre anche in quel caso una soluzione, non per protestare, ma per proporre una soluzione. E la soluzione fu quella che poi ha salvato i templi di Abu Simbel, cioè il loro sradicamento da dove si trovavano e il loro spostamento in un'area che non sarebbe stata coperta dall'acqua della diga. Io potrei continuare con questi episodi e questi aneddoti per ore, ma non lo posso fare. Mi rendo conto che devo concludere. Ho voluto soltanto, a volo d'uccello e attraverso alcuni aspetti, dare l'idea di come ha operato questo personaggio, di quanto ha operato pur nella sua indipendenza personale, però facendo scelte sempre a favore delle parti più disagiate, delle parti peggiori. Pensate agli attacchi che si prese dalla Turchia quando fece il villaggio degli armeni vicino Bari. E a questo punto, visto che l'ho ricordato, concludo con questo piccolo appunto che riguarda il modo come fu organizzato quel campo. È un esempio, è un modello. Siccome erano bravissimi nel fare i tappeti, i famosi tappeti persiani venivano fatti soprattutto dagli armeni, lui propose alla comunità di armeni profughi che raccolse in un villaggio vicino Bari, d'accordo con un poeta armeno che era suo amico e che l'aveva sensibilizzato a questo problema, propose la costituzione di un laboratorio di tappeti che gli stessi armeni avrebbero creato per mantenere in maniera autonoma, senza nessun contributo pubblico, anche quella iniziativa. Cioè gli stessi armeni avrebbero lavorato per guadagnare, lui si sarebbe impegnato e si impegnò a far vendere ovunque fosse possibile questi tappeti. L'importante era che passasse l'idea che non erano assistiti, perché se c'è un personaggio che con la parola assistenza non ha mai avuto niente a che fare, è stato proprio lui, è stato Zanotti Bianco, e oggi ne avremmo un gran bisogno. Grazie. Grazie professore per aver aperto una finestra sulla storia ricca di particolari, anche molti dei quali inediti, ma soprattutto per aver acceso i riflettori sull'aspetto umano del personaggio. Quindi grazie. Gianni Favasol. Nella Spunti stette una settimana dormendo iazzo i petru marino, senza cutri di ginestra o di lana, senza lanzola di sita o di lino, e curcavano dei filici da pagli. E mentre fuori calava la nicchia, lo spiffero trasiva di nangaglia da gente, come un vitro di bottiglia, che pitiavo fuoco. E un sonno veniva e mi pigliava con l'inganno, con un canto di pigola, d'adorno, con rusciare che l'arbore fanno. Petru s'alzava presto ogni mattina, quando ancora campaniava luna, quando l'erba era piena d'acquazzina e du fuoco restava in itizzuna. Mentiamo i pugli ed entrano cardaro, un latte che aveva già mangiuto, come naturi o miscetava paro, ed io non ci dava una mano d'aiuto. A tuma spremiva fitta fitta e per inchieva scelte del ricotto.
Da poi stanco per me staia dritta, mi roccolava e suonava i fischiotti. Scampagnando pecori e crapi si scapolavano per di durrupi. Petro, che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava dell'uomo, non di lupi. Devo cuore ciaccato la spromuntia dicia da ogni timpa grunda sangue. Non pote più tenere alta la fronte, cancoggio un ciettaro troppo fango. La quadraro sentiva tante conti, i storie Martino pregante, che combattiva da queste strapunte contro la pose di sbirri e di regnanti. Invece io, gente smaledita, menti, citti e catine in ogni grutta, non danno pace, gridano menditta, i sequestrati, terrati e cassutta. Le sentieri, tra l'arbore di fago, usavano bastone come appoggio, fette di pane e morsa di formaggio e un sole mi faceva dall'aroggio. Rotavano l'aglio e l'indemandri che meriavano all'ombrate frondi e il vento ci smuoviva l'ale grande come lo mare smuovi e mina lundi. Dallo spiazzo luceva la marina e due versanti da Ione e da Giana, e quando sole pigliava pendina sentia lontani tocchi di campana, come carbone, come braceri di carbone chino, spampava senza nufelo di fumo un cielo in maio rosso, purpurino, mentre la ginestra spandiva profumo. Davano cuore grande la spromonte e generoso come la soggente, per umiltà tene in bascia la fronte dell'Appennino, o più forti giganti. Grazie. Grazie ancora Gianni. E la parola al professore Vittorio Danieli. Grazie. Intanto ho accettato con piacere l'invito di questa sera di parlare di Umberto Zanotti Bianco. Non perché io abbia qualche titolo particolare, non sono uno storico, ma è una personalità che mi ha sempre affascinato. Io insegno politica economica e mi ha colpito la vicenda di Umberto Zanotti Bianco, io credo tra i più illustri meridionalisti, forse il più illustre, perché a differenza degli altri pure autorevoli che si occuparono del Mezzogiorno, Umberto Zanotti Bianco coniugò, come è stato detto, all'analisi una azione molto forte a favore della crescita culturale ed economica del Mezzogiorno in genere e della Calabria in particolare. Ma mi interessa molto la figura di Umberto Zanotti Bianco perché le vicende di cui egli si occupò e soprattutto la vicenda di Africo racchiude a mio giudizio l'essenza del problema dello sviluppo meridionale, e per chi come me si occupa di sviluppo economico e del problema del Mezzogiorno, la vicenda di Umberto Zanotti Bianco e di Africo ha una connotazione direi paradigmatica, cioè esemplifica all'estremo le caratteristiche del ritardo di sviluppo del Mezzogiorno e della Calabria in particolare. Qual era il contesto in cui si muoveva Umberto Zanotti Bianco? È stato detto che Umberto Zanotti Bianco era nato nel 1889 e dopo le vicende del terremoto di Messina, a partire dal 1910, si occupò della Calabria. Risiedeva quasi stabilmente a Reggio Calabria, lui lo chiamava il Cipresseto, e rimase in Calabria quasi ininterrottamente fino al 1928, quando il regime gli impose di allontanarsi da questa regione e di allontanarsi dall'impegno concreto a favore del Mezzogiorno. Quali erano le caratteristiche della società e dell'economia calabrese del tempo? Perché se Africo riassume i connotati in una maniera che è paradigmatica, perché era una dei paesi, di una delle zone più arretrate della Calabria, c'era qualcosa che in realtà accomunava le vicende della provincia di Reggio Calabria a quelle più generali della Calabria interna e direi del Mezzogiorno.
Intanto parliamo di una fase, quella della prima metà del Novecento e soprattutto fino agli anni 30-40 del Novecento, in cui il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese stava progressivamente crescendo. Quando l'Italia si unificò, fino ai primi 20 anni dopo l'unificazione, esisteva un qualche divario economico tra il Nord e il Mezzogiorno, come sarebbe diventato in seguito. Le vicende sono ora note, più conosciute rispetto al passato. Nel corso degli ultimi anni sono stati raccolti tanti dati che illustrano la parabola di sviluppo del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. E nei primi anni del Novecento il Sud diviene significativo, era inizialmente un divario abbastanza contenuto e continua ad ampliarsi. Nel 1950 la differenza di sviluppo nei redditi tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord è di circa il 50%. Il Mezzogiorno è un grande problema, è evidente ormai, e richiede in quegli anni appunto l'adozione di misure di intervento per favorirne la progressiva ripresa. Ma ci sono alcuni indicatori che non sono soltanto gli indicatori del reddito, che descrivono bene quella che è la vicenda parallela di sviluppo delle due aree in cui si inserisce appunto l'azione di Umberto Zanotti Bianco. I primi dati sono quelli che riguardano i redditi, ma queste differenze nei redditi ne riflettono altre, più profonde e più radicate, e sono le differenze nelle condizioni di vita materiale della gente. Le condizioni di salute, cioè gli indicatori delle condizioni medie di salute, la mortalità dei bambini per esempio, mostrano come il ritardo del Mezzogiorno fosse notevole e della Calabria in particolare rispetto al Nord. Un dato tra tutti: quando il nostro paese, l'Italia, si è unificato nel 1861, l'aspettativa di vita alla nascita era di appena 30 anni, era un dato che oggi ci sembra inconcepibile. Oggi non c'è nessun paese al mondo in cui l'aspettativa di vita alla nascita sia inferiore ai 45-46 anni, nei paesi più poveri come l'Angola è attorno a 47 anni. Nell'Italia del 1861 l'aspettativa di vita alla nascita era di meno di 30 anni, era di 29 anni e mezzo, ed era un dato che non era molto diverso da quello dell'antica Roma dei tempi di Augusto, per così dire era la rappresentazione di una società che era immobile per molti aspetti sotto il profilo economico, che aveva naturalmente conosciuto dei cambiamenti, ma questi cambiamenti ancora non avevano impattato sulle condizioni di vita. Quando l'Italia si unifica c'è un progresso economico che diventa via via più evidente verso la fine dell'Ottocento e nel primo decennio del Novecento, e c'è anche un progresso nelle condizioni materiali di vita. Però la mortalità rimane molto alta nel Mezzogiorno. Nel 1911, cioè quando Umberto Zanotti Bianco arriva in Calabria, in sostanza, l'aspettativa di vita alla nascita, che ricordo era di 30 anni nel 1861, in Calabria era ancora di 35 anni. Oggi l'aspettativa di vita è di 82 anni, l'aspettativa di vita alla nascita. Nel Centro-Nord il miglioramento era stato più evidente, era di 47 anni, non aveva superato ancora i 50 anni, ma il divario molto piccolo iniziale era cresciuto. Un altro indicatore molto importante che ci fa capire le condizioni di vita materiali delle persone è la mortalità dei bambini. Oggi noi usiamo la mortalità infantile per rappresentare le differenze enormi che esistono tra i paesi più avanzati, tra cui l'Italia, e i paesi meno sviluppati del mondo. Nel 1861 l'aspettativa di vita della mortalità infantile, scusate, era di 230 per mille, vuol dire che ogni 1000 bambini nati vivi, 230 morivano entro il primo anno, ed era per questo che l'aspettativa di vita era bassa. Nel 1911 il dato si era molto ridotto, erano cambiate molte cose, i progressi nella medicina, ma l'aspettativa di vita era nel 1911 della mortalità infantile, scusate, di 135 bambini morivano su 1000 nati vivi. C'è una frase che tra la perduta gente
di Afico 1928 di Umberto Zanotti Bianco, che riguarda proprio la mortalità infantile. Dice: morirono ad Afico 40 persone, se non ricordo male, quanti ne sono nati? Sono nati 40, forse 41 persone, ne sono morti altrettanti. Una parte di questi, oltre 20, erano ragazzini, erano bambini, perché c'erano condizioni di denutrizione e di malattia che erano ancora molto evidenti. Umberto Zanotti Bianco, come ricordava il professore Amato, spediva da Africa e dalla Calabria il pane fatto di mischio, cioè era fatto di cicerchia o di grani di seconda categoria quando andava bene, e lo spediva ai suoi amici del nord perché potessero rendersi conto di quelle che erano le condizioni di vita nella Calabria. Giustino Fortunato, che era un altro grande meridionalista, disse a proposito di questo ad Umberto Zanotti Bianco: non ricordo nelle mie Lucanie, e la Basilicata era con la Calabria una delle aree più arretrate d'Italia, pane di questo tipo. Me ne parlarono, ma le tracce di questo pane sono precedenti al 1860. Torno ancora sull'aspetto delle condizioni di salute, delle condizioni di vita, perché racchiudono il senso, direi la cifra, dell'azione di Umberto Zanotti Bianco. Ho detto che nel 1911 135 bambini ogni 1000 nati vivi morivano entro il primo anno. Nel 1931 il dato della Calabria era ancora di 115 bambini morti ogni 1000 nati vivi, in Piemonte il dato era di 89. Quindi c'era una grande divaricazione che si era formata soprattutto negli anni del fascismo tra il nord, che si andava industrializzando, e il resto del paese. Nel 1919 29 bambini morivano entro il primo anno per diarrea e 15 per broncopolmonite. Le condizioni di vita erano quelle, ed erano quelle della malaria, che era diffusa ancora in tutto il sud d'Italia e anche in parte del centro-nord. Il secondo aspetto che a mio giudizio è utile ricordare, perché ci dà l'essenza dell'azione di Umberto Zanotti Bianco, è il problema dell'istruzione. Perché Umberto Zanotti Bianco, nella sua azione a favore del Mezzogiorno, si impiegò su più fronti. Il fronte della cultura è stato ampiamente ricordato dal professore Amato, insieme con Paolo Orsi nelle campagne di scavo, ma l'altro fronte molto importante fu quello della sanità. Grazie a Umberto Zanotti Bianco in Calabria, proprio per quelle condizioni che ricordavo, con la sintesi che può offrire un dato statistico, fece costruire degli ambulatori, fece costruire degli ambulatori per i malarici e soprattutto fece costruire delle biblioteche, delle scuole, degli asili, dei corsi serali, e si prodigò per forme di cooperazione nel campo dell'economia, anche per la commercializzazione dei pochi prodotti calabresi che potevano essere commercializzati fuori. L'alfabetismo, che era la grande piaga storica del Mezzogiorno, perché se si va indietro nel tempo ci si rende conto che nelle differenze tra nord e sud, in quel gradiente di sviluppo che esisteva già dal primo ventennio postunitario, c'era una differenza netta che separava le regioni del nord rispetto a quelle del Mezzogiorno, e la differenza riguardava i livelli di istruzione. 1861 e nel ventennio successivo il tasso di analfabetismo in Basilicata e in Calabria, in Sicilia, superava il 90%. Nel 1911 in Calabria soltanto 30 persone che avessero più di 15 anni su 100 sapevano leggere. In Piemonte il dato era di 88 persone, cioè quasi la totalità era alfabetizzata, cioè aveva una qualche forma di istruzione. Il divario era abissale, vuol dire che quel divario che esisteva già dall'inizio non era stato affatto colmato. Se uno potesse parlare di una forma di fallimento delle istituzioni, direi che la prima forma di fallimento delle istituzioni, anche all'interno dello Stato unitario, fu quello dell'istruzione, oltre a quello della sanità naturalmente, e altri problemi connessi come il grande divario nelle infrastrutture. Questa differenza, quando Umberto Zanotti Bianco partì dalla Calabria, rimaneva lo stesso molto alta,
perché ancora in Calabria nel 1931 soltanto 45-46 persone ogni 100 sapevano leggere e scrivere, in Piemonte ormai la differenza, il male dell'analfabetismo era stato totalmente sconfitto e quasi la totalità delle persone ormai sapeva leggere e scrivere. L'altro aspetto, l'istruzione dei bambini. Quando Umberto Zanotti Bianco arrivò in Calabria si prodigò per la creazione fisica delle scuole, perché mancavano le scuole, mancavano dei luoghi dove apprendere. E un dato soltanto, perché sennò rischio di annoiarvi e poi passo velocemente verso una riflessione conclusiva. Nel 1926-27, Umberto Zanotti Bianco scrive Africo 1928, in Calabria c'erano, in tutta la Calabria, 130 asili, in Piemonte c'erano 1178 asili, vuol dire che c'erano in Calabria 8 asili per 100.000 abitanti, in Piemonte c'erano 34 asili per 100.000 abitanti. In altre parole, in Piemonte ogni 3.000 persone c'era un asilo, in Calabria ogni 12.630 persone c'era un asilo. Quella era la situazione della Calabria, ma la situazione della Calabria interna, cui naturalmente si trovava Africa, era una situazione ancora più grave. Leggere tra la perduta gente, ogni tanto all'interno del mio corso che riguarda altro, mi soffermo su, dedico almeno un'ora alla lettura di alcuni brani di Tra la perduta gente, Africo 1928. E la proiezione che, ahimè, stasera non posso fare, delle fotografie straordinarie, una documentazione straordinaria, fotografica, che fece lo stesso Umberto Zanotti Bianco durante la sua permanenza ad Africo. Perché quelle immagini sono una testimonianza di un mondo che io dico si era fermato nel tempo, era come se fosse fuori dallo spazio in cui si trovava e fosse distante nel tempo. Cioè di un paese che si trovava, scusatemi se mi permetto di dire queste cose qui ad Africa, ma perché emotivamente colpiscono quelle immagini, di un paese che era abbarbicato, quasi, è stato detto, incapsulato sulla roccia di quelle persone che ci vivevano, e che non aveva conosciuto, per una ragione evidente, e io direi quella fu la ragione fondamentale che segnò il ritardo economico di buona parte della Calabria rispetto al resto del paese. Perché chi mi ascolta si sofferma spesso sull'aspetto istituzionale, sul fallimento dell'azione politica e di progresso della Calabria, ed è certamente un dato fondamentale, direi dell'intero Mezzogiorno. Ma c'è un altro aspetto che costituisce quello che gli economisti chiamano una delle cause remote, profonde, del ritardo economico. E quella causa era la geografia. Giustino Fortunato scrisse che nessun paese come l'Italia era stato così influenzato nella sua storia dalla sua geografia. Io direi non c'è nessuna regione in Italia, come il Mezzogiorno e la Calabria in particolare, che non sia stata influenzata nelle sue vicende dalla sua geografia. I paesi abbarbicati sulle colline, le coste fino al primo decennio del Novecento totalmente spopolate. Ci sono le cronache dei viaggiatori che da Taranto, sulla linea ferrata, arrivano a Reggio Calabria e si sorprendono perché ci trovano al più qualche sparuto villaggio di contadini. Che cosa era accaduto? Che cosa aveva determinato questo spostamento dei paesi all'interno? Vedete, quando si parla della Calabria, e se uno ci pensa è una regione peninsulare, è una penisola che si allunga nel mare, non si parla della Calabria storicamente come una regione che ha un rapporto con il mare. Il calabrese risalta nell'archetipo, per così dire, nell'immagine alpestre quasi, rupestre del montanaro. Non c'è il calabrese pescatore. Perché questo processo che aveva portato alla peculiare organizzazione dei centri, piccoli centri all'interno, era stato determinato dal progressivo abbandono delle coste per le incursioni piratesche e per il sopravvento e il dilagare della malaria. Basilicata, Calabria e Sardegna soprattutto erano funestate fino agli anni 30, agli anni 40, con qualche caso fino agli anni 40 già inoltrati dalla malaria. Ci fu una ripresa della malaria nella Seconda Guerra Mondiale, per esempio.
Quindi questa geografia aveva segnato il destino di una popolazione. E la popolazione di Africa, io non sono mai stato ad Africa Vecchio, ma ne parlo spesso perché mi piacerebbe andarci. Perché immagino questo paese dell'interno che veramente rappresenta storicamente la stessa, diciamo così, fuga dalle coste verso un'economia che non doveva essere, sicuramente non poteva essere altrimenti che un'economia povera. Ma la ragione profonda di questo grande ritardo culturale, quando arriva Umberto Zanotti Bianco e descrive Africa, scrive tra la perduta gente, Africa 1928, vedo le case di un metro e mezzo, due metri, tre metri per lato e gli animali che vi si rifugiano, e vedo un malato che si corica insieme con un maiale e qualcuno del luogo, un Favasuli, gli dice, il buon Favasuli che l'accompagnava, gli dice Ciduno Focusori, cioè lo riscalda, era ammalato di malaria. E se quelle immagini che ha così ben documentato Umberto Zanotti Bianco in questa sua grande inchiesta su Africa, delle vecchie macilente che camminano nelle strade pietrose, dei bambini denutriti, dell'assenza totale di qualunque forma di intervento da parte dello Stato, diremmo di un'azione pubblica, ma la stessa caratteristica degli abitanti di Africa. E un'altra cosa che mi ha colpito molto, come colpì Umberto Zanotti Bianco, che fece due foto straordinarie, il ponte sul torrente Apocico, dice un tronco su 8-9 metri, qui sotto ci sta questo torrente, e si vedono gli anziani che passano a cavalcioni e i giovani più baldanzosi che lo attraversano in piedi questo ponte, di un solo tronco. E per lui che era un piemontese, immaginate quale grande interrogativo, perché questa accidia? Perché le persone non si mettono insieme accanto a un tronco, ne fanno un altro? E lui gli chiede, perché non allargate questo ponte? Aspettiamo un governo. Avete capito? Questo senso atavico di rassegnazione e questa accidia, e qualche economista direbbe quell'assenza di quel capitale sociale, cioè quella capacità di mettersi insieme e costruire qualche cosa. E questo, io credo, questa unione tra alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo e questa assenza totale di una forma di intervento, di presenza pur minima da parte dello Stato. Non ci sono le scuole, non ci sono le strade, e in parti interne della Bovesia, dell'area grecanica, fino agli anni 50, mi raccontava un mio vecchio amico professore di dialettologia all'Università di Messina, arrivai da studente negli anni 50 e per raggiungere la frazione Corio di Roguri si andava a piedi perché non c'era una strada. Questa era la vicenda. E questa vicenda che Umberto Zanotti Bianco racchiude, da personalità straordinaria, che vi fa capire come anche l'azione di un singolo è il vero impegno politico, di concretizzare delle cose e capire quali erano i mali più radicati dell'Africa, ma dell'intera Calabria interna, che era molto diversa dalla Calabria costiera. La lontananza dello Stato, la mancanza di scuole, le condizioni sanitarie in cui si trovavano precarie, assolutamente precarie, visto i tassi di mortalità infantile, visto la mortalità generale, vista l'assenza totale di cure. E che cosa c'era alla radice? Per ritornare, per così dire, alle cause fondamentali. Vedete, c'è tra gli economisti una grande discussione su quelli che furono le cause del ritardo meridionale, di cui, ripeto ancora una volta, vorrei sembrare, per così dire, pedante, la vicenda di Africa esemplifica al meglio, io credo, perché anche perché è così straordinariamente documentata, le vicende di una parte importante dell'Italia che era il Mezzogiorno, parte della Lucania, della Calabria, della Sardegna. Che cos'era la base? Che cosa c'era alla base di questo ritardo storico di Africa? Io credo che ci fu importantissimo la distanza geografica rispetto ai grandi centri, cioè l'orografia dei luoghi, che ne aveva segnato già dall'origine in qualche maniera il destino. Arrivare da Africa alla città, Cora, a un centro urbano che non fosse una frazione, richiedeva, credo, un paio di giorni di cammino.
richiedeva di passare il ponte sulla Poscipo e di inoltrarsi su strade, su sentieri. Era questa distanza che aveva tenuto fuori le parti interne della Calabria, e non era cosa di poco conto allora. Voi immaginate la sedimentazione che la solitudine e la lontananza geografica causa nel tempo. Si vive fuori dai ritmi del progresso, si vive distanti, e il segno di questa distanza non è soltanto la condizione di vita che Umberto Zanotti Bianco così straordinariamente ha documentato con la sua inchiesta su Africa. La lontananza geografica fu anche una caratteristica che preservò, e il segno più evidente ovunque di questo è la peculiarità del dialetto. Si mantenne il grecanico perché l'area era chiusa, era isolata, e la stessa ragione che in tutta Italia ha preservato alcune, diciamo così, caratterizzazioni o minoranze linguistiche alla base l'isolamento, perché la contaminazione, diciamo così, delle idee, la circolazione, lo scambio, questo modifica le abitudini di vita, imprime una crescita all'economia, l'economia è fatta di scambi. Al contrario, l'isolamento, ovunque lo si guardi nel mondo, ovunque lo si guardi, ti costringe entro un'isola, che non è un'isola in senso fisico, è un'isola in senso metaforico, cioè un luogo fuori dalla storia in qualche misura, la cui, per così dire, insularità è stata sconfitta soltanto di recente. Il dialetto dell'area grecanica è il migliore esempio. È rimasto, si è preservato perché non c'è stata contaminazione. E leggevo, caro Saverio Zavettieri, una settimana fa sulla più importante rivista al mondo, Nature, è stato pubblicato uno studio sulle influenze genetiche nel meridione d'Italia, in buona parte dell'Italia per la verità, con particolare attenzione al meridione. Ed erano state fatte delle analisi sul DNA di gruppi di persone di varie parti d'Italia, in maniera particolare delle minoranze linguistiche. Tra queste anche la zona della, scritto su Nature, della Bovesia. E questo studio genetico dice la grande influenza del genoma, cioè del DNA, che proviene dalla Grecia, o meglio non dalla Grecia peninsulare, ma delle isole della Grecia, che arriva da Cipro per ondate successive. Come si è potuto conservare questa parte? La storia lascia testimonianze che sono architettoniche, tangibili, lascia testimonianze che sono nella cultura, nelle nostre parole, le testimonianze della Grecia, le testimonianze, il retaggio arabo che è presente in Sicilia, o quello dei Fenici in alcune parti della Sicilia. Insieme con le testimonianze tangibili e con quelle che noi ascoltiamo, c'è una testimonianza che nei nostri geni si era conservata proprio per questa caratteristica che era l'isolamento geografico. Le vicende di Africo, siamo ad Africo, sono note. Dopo questa straordinaria, diciamo così, analisi che ne fa Umberto Zanotti Bianco e questa testimonianza appassionata insieme di Umberto Zanotti Bianco, le vicende di Africo sono semplificate dalla documentazione fotografica del 1948, quello che succede dopo il 1951, cioè lo spostamento al mare, e per così dire una forma di sradicamento di cui c'è, diciamo così, appassionata testimonianza nei versi di Fafasuli, io credo sia storia nota e non vale neanche la pena di percorrerla. Grazie anche al professore Daniele, che dagli aspetti strettamente legati a Umberto Zanotti Bianco ha allargato il raggio d'azione accendendo l'attenzione sulla realtà del tempo circoscritta non solamente ad Africa, quindi ci ha regalato un quadro assai interessante, quindi grazie anche a lui. Ora passo la parola per l'ultimo intervento di Gianni Fafasuli. A luna campania sopra Rocudi,
Sopra ho letto asciutto di fumare, mentre dall'aria si spande la dure da Gromert, sambuchi e ginestrari. Quanto silenzio sopra questo monte, e despite da grecanica gente busso forte, ma nuddu mi risponde, ma baca per me grido, nuddu sente. Una curpe ficiatana trovavo poi abbascio un danno vecchio che ha denaro. L'ardico compagliaro ogni catoglio, l'ineca, ciò non batti all'utelaro. In arade con tutte le leggende si sdarruparo da queste strapunte, smaledette du papa, temponente finirun dall'abisso più profondo. Senza nulla pietati, a natura, menando acqua con una bagnalora, fece da maggio. Morì una cultura, un vecchio mondo tanto amato ancora. Si salvau da chi da rifortura, sulla mente a cascia la memoria. Dall'acqua, sutta una fitta moddura, moriro mille anni e più di storia. Così, come fecero la fricote, e ricudisi pigliaro altre strade. Montanari parsero mare noti, per ogni loco furo stramandati. Draghi e fuditti, in un soverchio piso, furo d'assati da che du petruso. A onde u pedi staci sempre in piso, e puro tempo rumbo la peggioso. Da due paesi, un perno e paradiso, un penduto, sfuggiuto come lana andano fuso, da una pendina roccolato, steso, cercato come un uve giù gli imbuso. Quanta armonia sopra questo mondo, peccato che non ci sono gente. Dumari o emerigliano l'onde lontano da sto cielo risplendente. Grazie. Non potevamo non affiancare le note e le parole, le note di poesia naturalmente, le parole di Gianni Favasulli a quello che era il tema della serata e l'intuizione di chi ha organizzato, quindi dell'associazione Bova Life, e ha colto perfettamente nel segno. Siamo arrivati sui titoli di coda, anche perché l'ora si è fatta tarda. Io devo ringraziare i relatori non solo per il contributo che ci hanno dato, ma anche per avere rispettato i tempi alla perfezione. Quindi io darei tre minuti se c'è qualche domanda, prima di chiudere. No, non... E visto l'orario, solamente un intervento, non più di tre minuti, perché dobbiamo chiudere. Poi una comunicazione di servizio, mi dice il sindaco che ci sarà un piccolo rinfresco, quindi ecco. Vincenzo De Angelis, sì. Posso fare da qui? Sì, pure da lì. Io vorrei fare due domande, se possibile. La prima domanda al professore Amato e la seconda al professore Vittorio Danieli. La prima domanda, cioè, io sono convinto che una delle più belle figure che sia venuta in Calabria nella storia della nostra regione sia la figura di Zanotti Bianco. Però vorrei sapere se quelli che lo hanno preceduto, tipo Giustino Fortunato, Salvemini, eccetera, che avevano già operato e si era costruita già una rete, soprattutto nella provincia di Reggio che operava, che era una rete socialista e massonica, che era quella rete che cercava di acculturare... Socialista e liberale, chiamiamolo liberale. Socialista e liberale,
se ha dato una mano d'aiuto oppure no, che per esempio Giustino Fortunato già nel 1900 studiosi di questo fenomeno e si riunivano spesso tra di loro per cercare di risolvere le varie problematiche che questo flagello mieteva. La seconda domanda al professore: la Calabria era una Calabria montanara, agricola, c'era questa difficoltà. Io ho una mia idea, cioè che nelle versioni della feudalità, quando i veri feudatari se ne andarono e rimase la borghesia, che fece ancora peggio del feudatario, perché loro vivevano a Napoli, questi vivevano qua e quindi ci tenevano che la produzione fosse veramente importante, perché da quella ne ricavavano il loro guadagno. E sulla pesca, quindi loro, le varie comunità, non avevano una mentalità per la pesca, nonostante questo mare era pescoso e potevano sfamare le popolazioni, perché attraverso le poche marinerie che c'erano, che erano quelle di Bagnara, di Merito, di Bianco e altre nella provincia di Catanzaro e Cosenza, erano sotto il feudatario. Erano sotto il feudatario e le utilizzavano i veneziani, che quando hanno finito con la seta portarono le loro barche per sfruttare la pesca e per venderla al mercato di Messina. E quindi non avevamo nemmeno pescatori. E queste leggi che erano state messe nel feudalesimo addirittura erano vigenti fino al 1904, se questo può essere un dato importante a tenere le popolazioni, non diventare popolazioni che andavano verso la pesca. Grazie. La prima risposta. De Angelis ha toccato un tasto che io ho sfiorato soltanto, proprio perché il 25 parleremo di Pietro Timpano e quindi automaticamente parleremo di quel gruppo a cui De Angelis si riferiva, cioè il gruppo dei medici socialisti ionici. È stato un gruppo che ha avuto un'importanza decisiva nella nostra storia ed è stato, guarda caso, quel gruppo di persone che in questa area Zanotti Bianco ha incontrato e trovato come diretti protagonisti delle sue iniziative. Basta pensare per esempio al caso degli asili, il caso del suo antenato, il medico De Angelis, che si è reso protagonista e finanziatore dell'asilo di Ferruzzano, il caso di Pietro Timpano per quanto riguarda Bova e il caso di Tiberio Evoli, che prese lui l'iniziativa dell'ospedale, ma fu fortemente appoggiato sia da tutti gli altri medici che dallo stesso Zanotti Bianco, che contribuì alla raccolta dei fondi per la creazione di questo ospedale di Merito. Quindi, sotto tutti gli aspetti, quella sua domanda è particolarmente azzeccata, perché mi consente di confermare quanto ho detto sulla questione che Zanotti non operava se non trovava chi nel territorio si impegnava in quel campo, e certamente nel campo sanitario trovò degli interlocutori, soprattutto tra questi medici umanitari socialisti, che furono assieme a lui protagonisti di tante iniziative. E colgo l'occasione per rammentare un particolare che può sfuggire, o che sicuramente mi è sfuggito nella mia relazione, e riguarda proprio la questione della malaria. Zanotti Bianco non si limitò a chiedere a Genovese di intervenire a Ferruzzano, ma chiese a Genovese un vero e proprio trattato sulla malaria, che egli pubblicò
nel quadro delle sue iniziative editoriali, con una stupenda prefazione in cui Zanotti Bianco, eravamo nel 1900, negli anni, nei primi anni 20, Zanotti Bianco ricordava che nella distribuzione del chinino che era stata decisa dalla legge di Giustino Fortunato, c'erano delle disparità da parte del governo italiano scandalose. In quella prefazione ricordò che da quando era partita quella legge, la distribuzione del chinino era molto superiore in Lombardia che in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. In Lombardia, dove c'era il più basso tasso di febbre malariche. Cioè, e denunciò questo comportamento, che era un comportamento ancora una volta antimeridionale, che i vari governi avevano avuto nell'applicazione di una legge che certamente era importante ed era stata pensata da un meridionalista come Giustino Fortunato, ma che nell'attuazione trovò queste stranezze, cioè le regioni del nord ricevevano tutto quel chinino di cui non avevano bisogno e gli ambulatori e le regioni del sud non ricevevano abbastanza chinino per poter diciamo in qualche modo fare fronte alla grande e vasta e diffusa malattia della malaria. Quindi anche da questo punto di vista non si tirò mai indietro quando dovette fare delle polemiche dirette con i comportamenti dei governi. Anche qui si nota il suo forte spirito meridionalista. Grazie. La mia risposta sarà più breve della domanda. La feudalità era stata abolita tra il 1806 e il 1808, già le persone abitavano, i paesi si trovavano già all'interno in Calabria, non era quella la causa, diciamo così, i rapporti che ci furono di carattere feudale, che poi effettivamente si protrassero a lungo nel meridione, ne parlano Franchetti eccetera per la Sicilia. Punto era quello che era accaduto in precedenza e aveva lasciato, diciamo così, questa caratteristica del mezzogiorno e della Calabria con coste spopolate. C'è stata la bonifica, sono state le ferrovie a far tornare la popolazione al mare. È un capitolo straordinariamente interessante, io credo, questo dell'urbanizzazione, perché ha segnato lo sviluppo successivo a lungo, non solo della Calabria, ma dell'intero mezzogiorno. Ma dovremmo stare qui per un'altra occasione, magari in futuro. Grazie. Grazie professore anche per la rapidità della risposta. E cosa? Ci vediamo. La considerazione brevissima. Umberto Zanotti Bianco ha fatto tanto per Africa. Africa non ha fatto niente per Umberto Zanotti Bianco. Neanche una ruga, una vignetta dedicata alla di lui in memoria. Allora abbiamo discusso, anche i giovani amministratori, il signor Sindaco, sono dei giovani in gamba. Sarebbe l'ora che si dedicasse ad Umberto Zanotti Bianco una scuola, il corso più bello, l'intero paese, perché grazie a lui non si muore più i carbugli. Grazie Gianni, e chiudiamo con i ringraziamenti al professore Pasquale Amato, al professore Daniele, a Gianni Favasuli, ma a Saverio Micheletta, presidente dell'associazione Bova Life, e attraverso lui quindi a tutti i soci, e grazie al sindaco che ci ha ospitato e a voi per la pazienza e l'attenzione, e vi rimando al prossimo appuntamento dell'associazione Bova Life, che sarà col ricordo delle figure. Sì, ora passo il microfono di Pierino Viola e Pietro Timpano, in programma per il prossimo 25 di agosto a Bova. Grazie, buona serata. In merito alla richiesta del dottor Favasuli, già abbiamo avviato le procedure giuste per poter dedicare una piazza o un qualcosa per una persona che pensiamo sia meritevole. Grazie ancora.
Io pensavo che fosse una venetta.